è accaduto al Bologna Football Club, la squadra calcistica del capoluogo emiliano. La società ha subito un attacco hacker. Sono stati rubati i dati di giocatori e staff, tra cui il passaporto di Italiano. È accaduto mercoledì 27 novembre, a poche ore dalla sfida in Champions League contro il Lille. Un gruppo di criminali informatici ha colpito i sistemi della società con un attacco ransomware, che è un programma informatico dannoso che limita l'accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto da pagare per rimuovere la limitazione, rubando circa 200 GB di dati riservati e rivendicando l'azione sul dark web. Tra i file sottratti, i pirati informatici hanno dichiarato di essere in possesso della scansione del passaporto di Vincenzo Italiano, l'allenatore del Bologna, insieme a informazioni personali come il compenso percepito e il suo IBAN. Il gruppo hacker ha inoltre annunciato di aver rubato contratti di sponsorizzazione e piani aziendali, dati finanziari e personali di giocatori, tifosi e dipendenti e strategie di mercato, trasferimenti e dati medici del club. In un comunicato pubblico sul dark web, i criminali hanno minacciato di rendere pubbliche queste informazioni, accusando il club di non aver protetto adeguatamente i dati sensibili. In due giorni pubblicheremo tutti i dati medici, personali e confidenziali dei giocatori del club. E qual è stata la risposta del Bologna Calcio? La Bologna Football Club 1909 SPA comunica che i propri sistemi di sicurezza sono stati recentemente oggetto di un attacco informatico di tipo ransomware. Tale azione criminosa ha comportato il furto di dati aziendali che potrebbero essere oggetto di pubblicazione. Diffidiamo chiunque dal diffondere e utilizzare tali dati in quanto provenienti da reato. Il tutto è stato segnalato alla polizia postale e al garante della privacy. Avete capito? Pensate quindi una società dove esiste tutto in formato digitale, dove per esempio esiste un portafoglio digitale che contiene tutto: carta d'identità, patente, bancomat, tessera sanitaria. Rubare i dati da lì che cosa vuol dire? Vuol dire sapere tutto di ogni cittadino e poterlo così quindi ricattare. Avete capito? Ragionate anche su questo quando vi propongono una cosa molto vantaggiosa. Ricordate, più è grande il vantaggio per voi e più grande il rischio, come quando investi soldi in banca: più è alto l'interesse che ti danno e più rischi il capitale. Sveglia! Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.